Salve a tutti, dunque io farò un inquadramento geologico molto ad ampio respiro, nel senso che vorrei far capire a, soprattutto ai non addetti ai lavori, sostanzialmente quello che abbiamo sotto i nostri piedi. Dunque noi vediamo, quando guardiamo la zona della pianura padana, vediamo una morfologia, vediamo una pianura circondata da catene di montagne, quindi vediamo una corrugazione eccetera, ma forse non ci rendiamo conto di tutta la storia che c'è dietro a questa morfologia, sia in termini proprio di geologia a lungo termine, nei milioni di anni, centinaia di milioni di anni che sono trascorsi, sono registrati nelle rocce, sia anche per quanto riguarda la nostra vita quotidiana, che è determinata anche dai processi naturali che hanno origine a lunghissimo termine. Quindi io farò un excursus generico su quella che è la storia geologica a lungo termine di quest'area, soprattutto per far comprendere la complessità di tutto quello che ci circonda, che affonda le proprie origini appunto nella storia geologica. Noi abbiamo un'area pilota che è ricchissima di risorse naturali, paesaggistiche, come è stato appena detto, e anche di complessità, che la complessità è una ricchezza, che si manifesta anche in processi geologici che ci toccano direttamente, quindi terremoti, eccetera. Che è stata studiata nel corso degli anni da generazioni di geologi, naturalisti, ingegneri, eccetera, eccetera, e che quindi da questo punto di vista può essere ritenuta unica al mondo, una delle regioni più note, più studiate e più dinamicamente attive e quindi continuamente mutevoli dell'intero pianeta, se vogliamo. Ora noi appunto, come diciamo non addetti ai lavori, siamo abituati a percepire il paesaggio un po' in questo modo. Questa è un'immagine presa dalla capanna Brioschi in vetta alla Grigna Settentrionale della pianura padana con tutte le luci dell'area metropolitana di Milano. Vediamo una morfologia, vediamo qualcosa che è bello anche, ma i geologi invece vedono magari una struttura. Quella sotto vedete è una classica immagine della struttura geologica del gruppo delle Grigne, quindi dei calcari, delle rocce deformate, piegate, sovrapposte in una struttura a domino, come si dice, con piani di scorrimento, eccetera, eccetera. Quindi sono occhi diversi, quelli diciamo del cittadino, se vogliamo, comune, o rispetto al geologo, che è un tecnico. Ecco, qui si apre un po' la distinzione generale, che è il geologo. Il geologo è colui che non soltanto è chiamato a certificare se una faglia è attiva o a definire se una roccia è un buon contenitore di petrolio o gas, e quindi non è soltanto colui che utilizza informazioni geologiche operando nel quotidiano, se vogliamo, che è fondamentale, ma è anche colui che comprende perché una faglia è attiva, perché conosce tutta la storia geologica della regione a partire da appunto centinaia di milioni di anni fa. E ci sono due tipi di geologi essenzialmente: i geologi che vanno a studiare le catene montane perché nelle catene montane trovano affioramenti, quindi possono vedere le rocce in affioramento e studiarne la successione, come in questa immagine della Presolana, con i vari calcari triassici sovrapposti alle facce sbacinali del Triassico Medio, oppure ci sono i geologi di pianura, tra virgolette, cioè coloro che non hanno la possibilità di vedere le rocce davanti a loro esposte e devono per forza andare a bucare per poter recuperare la stratigrafia. Ora, la cosa bella per la pianura padana è che le due figure sono strettamente legate, perché fondamentalmente quello che noi vediamo affiorare nelle prealpi o anche negli Appennini è quello che abbiamo sotto i nostri piedi, quindi noi possiamo studiare l'affiorante per farci un'idea e quindi prevedere cosa potremmo trovare in caso di perforazione nel mezzo della pianura padana. Quindi le due cose sono molto legate. Poi un'altra cosa che volevo dire è che appunto i geologi, soprattutto i geologi che in ambito stratigrafico utilizzano tutte queste informazioni per ricostruire queste sequenze di rocce che tutti gli addetti ai lavori conoscono bene, che sono note come schema dei rapporti stratigrafici, dove le successioni delle varie rocce affioranti o perforate sono organizzate nel tempo. E questo è il classico schema dei rapporti stratigrafici del 2000 di Giadule e Forcella per quanto riguarda il Triassico, Giurassico e Cretacico, a cui gli studi, soprattutto in pianura e anche geomol, quindi ha sviluppato soprattutto nel recente, con uno schema di rapporti stratigrafici più dettagliato per quanto riguarda il Pliocene e il Pleistocene, cioè gli ultimi circa 5 milioni di anni.
Quello che volevo dire è che i geologi poi vedono queste rocce stratigrafiche o anche altri tipi di rocce, per carità, io sono stratigrafo, per cui tendenzialmente per me le rocce sono stratigrafiche, sono sedimentari. Sono tra l'altro anche di origini, diciamo, prealpine, per cui per me le montagne sono a nord, la pianura a sud e viceversa, è impossibile, quindi quando vanno in Appennino sempre un po' di difficoltà a capire dove è il nord e il sud guardando le montagne. Ma questo, vabbè, dettaglio. Ognuno guarda le rocce stratigrafiche, le rocce in generale, a seconda del proprio background, cioè la propria preparazione. Uno stratigrafo di preparazione sedimentologica guarda un calcare guardando i processi che l'hanno generato, quindi i processi sedimentologici, eccetera, gli ambienti sedimentari. Un altro li può guardare dal punto di vista temporale, cioè utilizza tecniche varie, fisiche o chimiche o biologiche per riuscire a capire l'età della roccia. Altri, come sottoscritto, per esempio, sono, diciamo, tra virgolette, ossessionati la mia ossessione è quella di capire dove quella roccia, quell'ambiente si è formato in termini di latitudine, utilizzando una tecnica di studio che è nota come paleomagnetismo. Utilizzando questa tecnica di studio, uno può comprendere se una determinata roccia si è formata a una certa latitudine, rispetto quindi all'asse di rotazione, e comprendere se la generale architettura di un'area può essere ricondotta alla posizione che quel bacino sulla placca occupava al momento della formazione. Vi faccio un esempio banale: il petrolio, il carbone si formano preferenzialmente all'equatore, perché all'equatore ci sono le condizioni di formazione di ingenti quantità di materia organica che poi si possono preservare nei bacini sedimentari, mentre in aree tropicali, per esempio, dominano processi eolici, per esempio di clima arido, e quindi le grandi successioni di arenarie eoliche continentali. Ora, studiando la posizione delle placche nel tempo e la loro posizione rispetto alle fasce climatiche zonali, uno può ricostruire la storia evolutiva, la grande architettura, la grande struttura della stratigrafica di un'area, è quello che sostanzialmente di cui io mi occupo. Avevo un bel filmino sul movimento delle placche che non posso farvi vedere per questioni tecniche, però sappiamo che le placche si spostano anche a velocità apprezzabili che possono superare i 10 cm all'anno, e noi possiamo utilizzare quindi questo accoppiamento tra posizione delle placche e tipologia di ambiente sedimentare per comprendere la stratigrafia e l'architettura generale di un'area. Cosa che è molto facile, molto ben applicabile per l'area, per esempio, prealpina. Per esempio, vado veloce, il Triassico è il periodo delle piattaforme carbonatiche, dove dominano i calcari di Esino, la dolomia principale, eccetera. È il periodo in cui la generale paleogeografia del mondo prevedeva che l'area alpina stazionasse a latitudini tropicali, circa 30 gradi latitudine nord, nel mezzo della fascia climatica arida tropicale, che è perfettamente compatibile con gli ambienti sedimentari che vediamo, le piattaforme carbonatiche che tipicamente anche oggigiorno occupano le fasce tropicali. Dopodiché abbiamo il Giurassico, che è il grande periodo dell'apertura, della formazione dell'oceano Ligure-Piemontese da noi, che è una sostanziale prosecuzione dell'oceano Atlantico centrale, l'apertura, quindi lo sprofondamento, la subsidenza, la formazione delle sequenze bacinali che occupano l'area prealpina e sono presenti anche in sottosuolo. Per esempio abbiamo le formazioni del calcare, della formazione di Sogno, le radiolariti, i rossoadattici, che sono le sequenze bacinali di età giurassico medio superiore molto note e studiate. Ora, la cosa bella è che se guardate questa sequenza di evoluzione di Pangea, dell'area, ve la faccio rivedere, no, non posso tornare indietro, si ha sostanzialmente l'apertura dell'Oceano Atlantico centrale e dell'Oceano Ligure, e in questa fase di approfondimento si formano le fasce sbacinali che noi vediamo affioranti. Ma non solo, durante questo movimento di apertura tutti i continenti si spostano verso sud e si avvicinano all'equatore. E le radiolariti si formano essenzialmente perché ci si avvicina alle fasce di alta livelli trofici equatoriali, dove gli organismi planctonici sono, vivono in abbondanza, e quindi abbiamo delle fasce tipicamente equatoriali che si incontrano oggigiorno, per esempio nel Pacifico equatoriale, e che sono le nostre radiolariti durante l'apertura dell'Atlantico e del nostro oceano Ligure-Piemontese, accoppiato a questo movimento delle placche. Poi abbiamo il Cretacico, che è l'epoca, diciamo, della chiusura di questo oceano, come sappiamo.
abbiamo sostanzialmente la formazione di varie sequenze che troviamo, ripeto, anche in sottosuolo, a partire dalla maiolica, evolvendo all'interno dei flysch, quindi di arenarie tipicamente legate a processi di convergenza, e quindi abbiamo le varie unità silicoclastiche affioranti al margine della pianura, che adesso conosciamo abbastanza in dettaglio. E la cosa molto bella è che si può ricondurre in questa, diciamo, inizio della chiusura dell'oceano al movimento generale delle placche. Nella fattispecie, se date un'occhiata al limite tra Europa, tra Africa e Sud America, vedete l'apertura dell'Atlantico meridionale, e questo comporta una rotazione antioraria di tutta Africa con Adria attaccata, che chiude a nord l'oceano Ligure Piemontese, iniziando la convergenza, la subluzione e la distruzione dell'oceano, quindi la formazione dei flysch prima e poi della catena collisionale per come la vediamo. Quindi io ho sempre quest'occhio, diciamo, paleogeografico, che è riconducibile poi in sezioni a lungo termine come questa, che sono quelle che usano più i geologi, ma che forse non sono molto intuitive per un pubblico di non addetti, dove abbiamo la storia della convergenza, della chiusura dell'oceano Ligure Piemontese, dal Cretacico in avanti, prima la formazione del cuneo creazionale, con tutta la storia dei flysch, e poi il contatto continente-continente e la strutturazione della catena prealpina-prealpina durante il Cenozoico, a partire dall'Eocene, attraverso l'Oligomiocene, il Pliocene, i giorni nostri. Allora, a me piace collegare queste, diciamo, sezioni stratigrafiche un po' rigide, se vogliamo, a una storia dinamica di movimento delle placche, come ho cercato di farvi vedere, per arrivare appunto alla strutturazione. Quindi ci ricolleghiamo alla slide iniziale, la catena per come il geologo la vede, il risultato di questa storia di movimento di placche, apertura e chiusura di oceani e convergenza e deformazione, apertura, convergenza e deformazione. Per arrivare alla situazione diciamo attuale, o quantomeno quella a partire dall'Oligomiocene in avanti, che vede una seconda, diciamo, evento tettonico e geologico molto importante, che è soprattutto legato all'evoluzione, questa volta, dell'Appennino settentrionale, non tanto dell'area alpina o prealpina, che è la rotazione del blocco sardo-corso, ovvero il fatto che il pezzo di crosta continentale che comprende l'attuale Corsica e Sardegna erano collocate prima dell'Oligocene e durante tutto il periodo mesozoico-paleozoico attaccate al bordo orientale della Francia, il Golfo del Leone, e durante l'Oligomiocene hanno subito una rotazione antioraria di circa 35 gradi con la formazione dell'Oceano Balearico a Tergo, e questa rotazione antioraria ha prodotto la deformazione di tutta la regione a est del blocco sardo-corso, che è poi quella che noi conosciamo come catena dell'Appennino settentrionale, studiata da colleghi molto prima di me e in maniera molto più dettagliata di me, ma comunque sappiamo che c'è una sostanziale correlazione tra la rotazione del blocco sardo-corso e l'apertura del Balearico, la subduzione a ovest vergente di quell'oceano Ligure Piemontese rimasto sopravvissuto alla convergenza alpina, con formazione di una struttura a catene a falde, con le unità oceaniche delle Liguri che vanno in sovrapposizione alle unità continentali del margine di Adria, con sovrapposte, interposte le proprie avanfosse, in una struttura che noi abbiamo ben presente essere più o meno di questo tipo, che è quella che ho appena descritto. E quindi noi abbiamo sostanzialmente un'area padana che è il risultato unico, se vogliamo, nel mondo, di processi geologici che sono essenzialmente legati all'apertura dell'Oceano Atlantico, la rotazione della placca africana, la convergenza e chiusura di un oceano Ligure Piemontese formato durante il Giurassico medio e inferiore medio, diciamo. La rotazione di un blocco crostale e la conseguente rollback della litosfera oceanica sopravvissuta, con deformazione est vergente nell'area dell'Appennino settentrionale. Insomma, una storia estremamente complessa, estremamente affascinante, che ci porta ad avere una struttura di questo tipo, con la pianura padana che è l'incontro delle falde sudalpine che migrano verso sud e nord appenniniche che migrano verso est, quindi, diciamo, è la regione di incontro di questi sistemi deformazionali, ma soprattutto quello che a noi conta
per noi conta sempre ricordare, cioè nella veste di geologo che parla anche con la gente, è che questo processo è la punta di un iceberg, cioè questo processo è tuttora in atto, quindi noi vediamo nelle pieghe ferraresi che sono attive, come vedete dall'immagine, come non ben sappiamo, tutta una manifestazione attuale di tutto questo processo che affonda nell'evoluzione geologica a lungo termine e che ha origini anche al di fuori, soprattutto al di fuori della catena, cioè nel grande movimento geometria delle placche litosferiche negli ultimi, diciamo, se vogliamo, 200 milioni di anni. Poi c'è tutta la storia pleistocenica, che è un'altra cosa che mi ha affascinato e di cui mi sono occupato negli ultimi anni, cioè tutta questa struttura deformativa è stata poi fortemente modellata dagli agenti, diciamo, esogeni, a partire soprattutto da circa un milione di anni fa, quando è iniziata la grande fase di raffreddamento del Pleistocene, con lo stadio isotopico 22 più o meno a 870.000 anni, con l'inizio delle grandi fasi glaciali, quindi con l'arrivo dei ghiacciai per la prima volta che sbordano sul margine dal margine sudalpino e arrivano in pianura, arrivano in Brianza, arrivano fino a formare l'anfiteatro del Garda e ritirandosi, avanzando un numero considerevole di volte, che più o meno è quella, sono le volte che la curva del delta O18 fluttua, hanno contribuito a modellare la morfologia affiorante e a riempire sostanzialmente la pianura padana di sedimento fluviale e trasformandola a partire da circa 900.000 anni fa in quella che è la pianura padana per come la conosciamo. Pianura padana, appunto, come questa immagine illustra, legata appunto a dove il mare arrivava fino a prima del MIS 22, circa la longitudine di Lef di Mantova, se vogliamo, e dopo il MIS 22 si attesta alla longitudine quasi a quella attuale, legata sostanzialmente al riempimento che la pianura padana ha subito da parte dei sistemi fluviali, soprattutto durante le maggiori fasi glaciali fredde e di basso eustatico, in corrispondenza delle quali i fiumi aumentavano fortemente il loro potere erosivo, trasportando tutto il materiale in pianura, e quella che era il golfo delle balene plioceniche dell'argilla azzurra si trasforma in una pianura continentale, fluviale continentale. Tra l'altro inducendo probabilmente anche un uplift isostatico in catena. Quindi, da questo articolo che aveva questo termine, questo titolo molto bello di Kent, Rio, Massari e Kukla, che è recentemente scomparso, e Luca Lanci, abbiamo che la pianura padana diventa continentale per la prima volta da 200 milioni di anni, a partire da, adesso non ricordo bene quale stadio isotopico, però poche centinaia di migliaia di anni fa. E quindi molto si parla del fatto che Venezia va sott'acqua, in realtà è emersa dalle acque per la prima volta poche centinaia di migliaia di anni fa. E con questo chiudo il mio excursus, e mi scuso se è stato banale per gli addetti ai lavori, ma insomma. Oh no, ci mancherebbe, grazie. Una lezione di geologia strutturale in 20 minuti non era semplice, e quindi la ringrazio.